Cari buon gustai, bentrovati nella cucina da casa tua. Anche oggi quale ricetta prepareremo insieme e soprattutto cosa vedremo che va oltre questa cucina? Beh, tanti interventi, ma sicuramente c'è un comune denominatore tra tutto: il buon cibo e il buon bere, come sempre. Allora vi aspetto dopo la sigla. Ebbene, cari buon gustai, allora, cosa prepareremo oggi qui nella cucina di a casa tua, sempre presso Alindar Cucina Industria Arredamenti? La località è Maida, vi invito intanto a venire a trovare gli showroom sia di Alindar che di Lucia Mobili. Perché? Perché ancora, nonostante ci siano tantissime nuove collezioni e possibilità di scegliere anche da catalogo la vostra cucina, il vostro arredamento su misura, nell'esposizione c'è un sacco di merce straordinaria ad un prezzo direi più che ribassato, quasi al costo direi. Allora, cosa abbiamo preso all'ipermercato Due Mari? Cosa ci hanno fatto trovare i nostri amici al box informazioni? Saluto intanto le splendide ragazze Alberta, Mary, Joelle e tutte le altre colleghe. Beh, io con queste mi interfaccio prevalentemente. Allora, dal reparto macelleria abbiamo selezionato, diciamo, i nostri macellai hanno selezionato per noi un bel pezzo di manzo. È un bel pezzo di maiale, tendenzialmente molto molto magri, perché ci teniamo alla linea, soprattutto perché poi andremo ad aggiungere una parte un po' più appunto grassa e però saporita, perché questa è una pancetta tesa, stagionata e affumicata. E poi i nostri ottimi carciofi novelli, che sono proprio del periodo diciamo della primavera, quindi utilizzeremo prevalentemente in questo periodo carciofi, asparagi, insomma, e tutto ciò che è anche i piselli tra poco, le fave, tutto ciò che la natura mette in campo, e un fondo di cipolla rossa di Tropea, visto che c'è la carne appunto che rossa ci sta benissimo la nostra cipolla di Tropea. Poi ci aiuteremo a portare avanti la nostra cottura, visto che si tratta di uno spezzatino ai carciofi in bianco del brodo vegetale che abbiamo precedentemente preparato. Vi raccomando, non utilizzate glutammati, non utilizzate brodi ecco appunto disidratati o già pronti, perché non costa nulla mettere sedano, carote, cipolla o anche solo parte di questi, insomma verdure, zucchine e quant'altro, in acqua e sale. Non costa assolutamente nulla, lo potete preparare in anticipo, lasciare in frigo e utilizzarlo all'occorrenza. E allora, tante cose da vedere in questa puntata, interessanti anche approfondimenti ed escursioni che abbiamo avuto la possibilità di farvi vedere, di registrare in corso d'opera. Siamo stati invitati da Antonio Macri, da Emilio Vaccai. Antonio Macri appunto è il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Calabresi, a questo primo raduno gastronomico interregionale che ha visto tante regioni del sud, tanti chef insomma partecipare a questo itinerario, che vedrà sia la bellissima escursione sia gastronomica che paesaggistica a San Giovanni in Fiore e chiaramente nella Sila Grande, quindi a Camigliatello, dove appunto vi lasceremo poi durante la puntata i contributi. Non vi voglio anticipare nulla, ma andiamo avanti la nostra preparazione. Allora, padella sempre antiaderente, vi raccomando. Questi sono anche piatti unici, volendo con una fettina di pane o comunque anche con del riso saltato in padella velocemente. Sono dei piatti unici o comunque dei secondi o dei piatti da buffet che potete portare in tavola anche se avete degli ospiti, perché potete prepararlo in anticipo. Anche questo è il tipico proprio pasto pietanza che si può preparare in anticipo, in modo da poter godere della compagnia dei vostri commensali, possano essere i vostri familiari o amici, parenti e quant'altro. Andiamo a prendere un po' di olio extravergine. Ci piace tanto utilizzare, questa volta non utilizzeremo la carolea, bensì
laureanum, quindi la nocellara, questa monocultivar dell'azienda Carbone, e andiamo noi, dopo aver selezionato il nostro taglio, spostiamo la padella, forse è meglio per i nostri, ecco qua, per i nostri operatori. Andiamo intanto, ecco questa bella polpa morbida morbida, a tocchettarla. Bocconcini, bocconcini, perché è sempre meglio creare dei piccoli pezzi in modo che possiamo gustarli anche facilmente, magari anche solo in un boccone come faccio io spesso. Ecco qua, il maiale è andato, il nostro bel pezzo di vitello. Ah, che bella, semplicissima questa ricetta. Allora, visto che il vitello è un po' più spesso, lo taglieremo in due parti. Che meraviglia è questo piano al quarzo dell'azienda Estone Italiana, che spero presto di farvi conoscere i proprietari. Lasciamo riscaldare ben bene l'olio, al quale aggiungeremo la nostra cipolla di Tropea che abbiamo comunque già tocchettato. Ecco, qui c'è un nervo che non ci piace per nulla, quindi lo togliamo. Bisogna essere organizzati e poi il gioco è semplice. È semplice, semplice, basta avere degli ingredienti giusti. Versiamo la nostra cipolla. Eccoci qua. Lasciamo andare a soffriggere e nel frattempo allora andiamo a vedere che cosa abbiamo registrato, che cosa abbiamo realizzato per voi in una bellissima giornata di sole, dove praticamente tutti i raggi si andavano a rinfrangere su una bellissima distesa di neve e poi chissà che cosa, dai, allora scopritelo, io vado avanti intanto. Dopo aver soffritto, fatto imbiondire la cipolla, niente di nuovo, insomma, andrò a rosolare i nostri pezzi di carne e poi vi aspetterò per andare avanti con questa gustosa ricetta e anche molto molto semplice. Mankind must put an end to war. A war will put an end to mankind. E allora una suggestiva tappa di questo itinerario gastronomico meraviglioso che vede coinvolti tutti gli chef dell'area sud. Vediamo chi è che ci può raccontare cosa ha previsto questa bella tappa in questo paesaggio molto suggestivo della nostra Calabria. Allora, con me il presidente Antonio Macri, il presidente dell'Unione Cuochi Calabria. Calabresi. Calabria, e si chiama così proprio questa associazione. So che c'è anche il presidente Antonio, benvenuto intanto a casa tua. Grazie, grazie Anna, e io vi ringrazio anche per darci l'opportunità di raccontare questa nostra, diciamo, parte di giornata in questi tre giorni che stiamo sviluppando alle Castella. Quindi ci siamo spostati dal territorio del mare subito qua in montagna, siamo a 1800 metri. Un territorio straordinario, stupendo, che amiamo profondamente, e anche questo è un momento ludico della giornata che abbiamo voluto offrire ai partecipanti delle cinque regioni dell'area sud. Quindi abbiamo con noi, diciamo, a parte la nostra Calabria, la Basilicata, la Lucania, insieme alla Puglia, alla Sicilia,
alla Campania, che sono arrivati in tantissimi, domani sicuramente saremo ancora di più ed è un giorno straordinario anche dal punto di vista del sole, ci ha veramente aiutati e forse su questo ringrazieremo il nostro santo padrono che è San Francesco Caracciolo, che sicuramente ha fatto fare questa bella tappa su Insila, in questo territorio bellissimo che invito tutti di venire a vedere. Beh, Presidente, intanto dicevamo c'è anche il Presidente nazionale sì, dell'Unione Cuochi. E vedremo poi successivamente quali sono le sue impressioni rispetto al nostro paesaggio. Certo. Magari a fine percorso, a fine itinerario. E un'altra cosa, intanto abbiamo fatto un giro meraviglioso sulla Cabinovia che ci ha portato qui sulla baita di Montecurcio, si sì, chiama, esattamente, vero? Esattamente. Ecco, questo è un posto che sembra accogliere i turisti come se li accogliesse praticamente 365 giorni l'anno. Poi non è vero che in Calabria non siamo poi così tanto bravi, perché oggi vediamo c'è un sacco di gente. Sì, oggi c'è tanta gente, questo sicuramente fa piacere, farà piacere anche agli operatori turistici ai quali noi rivolgiamo chiaramente la nostra solidarietà, che la nostra regione vive prevalentemente di questo aspetto, e la grande industria italiana in realtà è il turismo, quindi dovremmo fare... gastronomia. E la gastronomia, è chiaro che noi al turismo inseriamo tutte quelle voci, dalla gastronomia, vuol dire, all'aspetto dell'accoglienza, che sono importanti e rilevanti per dare il meglio di noi stessi, perché sappiamo accogliere, siamo anche della gente brava a saper accogliere, non solo dal punto di vista della ristorazione, ma anche umanamente. Questa credo che sia proprio la missione della vostra associazione. Assolutamente sì, è uno degli aspetti che noi, sui quali noi puntiamo, sulla formazione soprattutto del personale, dei professionisti, affinché sappiano accogliere al meglio i turisti e non farli allontanare, ma averne sempre di più per cercare di incentivare la nostra regione. Allora, il raduno gastronomico, quindi della rassegna gastronomica dell'area sud, continuerà. Adesso dalla Cabinovia riscenderemo così a valle, poi ci sposteremo in un famoso ristorante tipico dove chi ci aspetterà? Un altro membro importante, allora, dell'associazione. Sì, a loro dobbiamo effettivamente, almeno io personalmente come presidenza, devo veramente mandare un grosso ringraziamento a lui, ad Emilio Vaccai, al presidente fabbricatore, che si sono spesi, diciamo, moltissimo per questa attività. Ci ritroveremo in questo bel locale che è al San Bernardo, in località San Bernardo di San Giovanni in Fiore, per poi visitare anche nel pomeriggio San Giovanni in Fiore, che è uno dei luoghi straordinari anche per la sua cultura, non solo quella legata all'abbazia florense di Gioacchino da Fiore, ma anche per questo paese straordinario dove l'area, diciamo, del centro storico è molto interessante. Lei diceva a proposito di Paolo Caldana, che è il nostro presidente nazionale, che ringrazio per la presenza, è sempre uno presente nella nostra Calabria, quindi ha imparato ad amarla, oggi ha visto un altro pezzo di Calabria. Ah, e noi siamo felicissimi, il nostro itinerario raduno continua, quindi non anticipiamo nulla, eventualmente qualora io avessi bisogno di lei come cicerone so dove venire a recuperarla. Va bene, domani speriamo anche di essere in divisa ufficiale, oggi siamo informali, ci godiamo questa giornata ludica, sono con voi, vi ringraziamo per l'attenzione verso la nostra unione, che non è la prima volta che vi affacciate con noi a questa attività, quindi... E abbiamo ancora in serbo qualcosina di molto entusiasmante che ha sempre come scenario la nostra meravigliosa montagna Silana, quella della provincia di Cosenza, e con questa meravigliosa neve non anticipiamo nulla. Non anticipiamo nulla. Allora, ci sentiamo dopo. A dopo, grazie Presidente. Grazie a lei. Mankind must put an end to war. A war will put an end to mankind. Che
che meraviglia i nostri paesaggi, che suggestione appunto poter prendere parte a queste iniziative. Beh, dopo la pubblicità, intanto io vi dico come sono andata avanti con la ricetta, ma dopo la pubblicità andremo proprio nel dettaglio di quello che abbiamo degustato presso la sala ricevimenti San Bernardo del nostro chef Gustavo. Allora, cosa abbiamo fatto? Come sempre, io una procedura che mi piace tanto è quella di rosolare la carne con gli aromi, poi di toglierla a un certo momentino e sempre nello stesso fondo di cottura andare ad aggiungere gli altri ingredienti e quindi senza aggiungere olio, perché poi ci sarà la nostra pancetta tesa affumicata che andrà a conferire anche quel tantino di affumicato che ci piace. Qualora non vi dovesse piacere l'affumicato, potete tranquillamente mettere anche quella normale. Andiamo a rosolare bene 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 la nostra pancetta. Dovrà essere diciamo la parte grassa raggiungere la trasparenza e poi andremo ad aggiungere i carciofi con del pepe nero, del sale, li faremo trifolare e poi ritufferemo i nostri bocconcini di carne e manderemo avanti la cottura tutte insieme aggiungendo del brodo caldo. E adesso consigli per gli acquisti, vi aspetto. E ci risiamo, ben ritrovati. Allora, miei cari buongustai, stiamo andando avanti con il nostro spezzatino ai carciofi. Beh, direi che è un goccio di condimento balsamico al bergamotto per abbassare i livelli di colesterolo e di trigliceridi che questo piatto sicuramente apporterà, ma ogni tanto fa anche bene, insomma. Ci sta proprio bene, io lo metterò. Allora, aggiungiamo quindi i nostri carciofini. Belli, 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 guardate qui che meraviglia. Facciamoli saltare. Ok? E beh, è sempre la sottoscritta insieme a Gustavo, sono pronti per farvi vedere che cosa hanno degustato tutti gli chef e tutti i partecipanti a questa meravigliosa rassegna gastronomica organizzata dalla FIC e dall'Unione Regionale Cuochi Calabresi. Ebbene, quindi chi avrà firmato i piatti di questa giornata gastronomica? Beh, ve lo presento subito, lui è lo chef Gustavo Congi. Benvenuto a casa tua, Gustavo. Ben trovati e benvenuto a voi. Benvenuti a noi in Contrada San Bernardo e ci troviamo proprio al tuo ristorante, la sala ricevimenti San Bernardo, qui nei pressi di...
San Giovanni in Fiore. San Giovanni in Fiore, tra poco noi andremo a visitare anche l'abbazia. Merita di essere visitata naturalmente. Ma prima avevamo bisogno, dopo quel bel excursus che abbiamo fatto sulla Gabinovia, abbiamo assistito appunto a paesaggi incantevoli, quelli ai quali la Calabria ci abitua e ormai ci regala, diciamo, queste sensazioni di benessere anche visivo, noi abbiamo voluto concretizzare ancora e abbracciare gli altri sensi con la tua di cucina. Quindi il ricevimento oggi si è tenuto qui. Che cosa ha previsto quel forbitissimo menù pensato, ideato e realizzato proprio da te e dal tuo staff, iniziando dall'antipasto? Sì, l'antipasto abbiamo pensato, è naturale che avendo ospiti di varie regioni, di far assaggiare qualcosa di nostro. Quindi abbiamo pensato di utilizzare la patata silana, quindi con un'apertura, quindi un antipasto dove c'è una spuma di patate, silane naturalmente, con una fonduta di porcini e un croccante all'olio extravergine d'oliva. Poi si è proseguito con un piatto d'entrée, noi lo chiamiamo una minestrina del contadino, fatta con, come si faceva veramente un tempo. Quindi ecco, quali saranno questi ingredienti della minestra? Niente, abbiamo utilizzato il guanciale sempre di Calabria, dei fagioli, patate e la nostra cicoria, quindi questi sono gli elementi cardini in questa minestra. Soprattutto stagionali di questa stagione, perché la tua è una cucina che punta tantissimo a valorizzare, come la mission di A Casa Tua vuole portare avanti nei suoi contenuti gastronomici, i prodotti e gli ingredienti del territorio, prediligere e quelli di stagione, giusto? Assolutamente sì, questa è la cosa importante, fa conoscere soprattutto e non influenzare, chiamiamolo così, non influenzare molti prodotti, quindi non cercare di stravolgere il loro fine. Questa è la nostra filosofia, ma dovrebbe essere la filosofia di tutti. Ecco, è stato gentile, influenzare e non contaminare, è vero, l'influenza ci sta, visto che veniamo fuori da un inverno un po' particolare, ma si va avanti, quindi dopo questi due antipastini di consistenze, devo dire, molto cremose, così anche succulenti e delicate allo stesso tempo, dell'ottima pasta fresca, realizzata con che sugo? Allora, la pasta sono degli strascinati fatti con un sugo, fatto una crema di bosco, utilizzando sempre i porcini, e poi abbiamo utilizzato sempre un guanciale, ma non diciamo molto stagionato, un po' molto tenero, e poi infine messo dentro in questo guanciale, quindi una crema di porcini con una pappa di pomodoro. Una pappa di pomodoro, ecco, già nel suo racconto potete capire che eccellenza proprio questi piatti e che gusto potrebbero avere. Beh, si è proseguito poi con la presentazione scenografica proprio da grande banchetto, da grande protagonista, di un animale che qui viene cucinato veramente in tutte le salse, di cui anche qui non si butta assolutamente nulla. Di quale animale stiamo parlando e cosa stiamo vedendo? Il povero maiale. Abbiamo utilizzato il maiale, fatto dei cosciotti di maiale al forno, quindi cotti con un sistema sia a vapore che cotto a legna, quindi diciamo è fatto prima a vapore e poi messo per finire. E perché questo, chef? Dai, lo so che dovevamo fare una rassegna veloce, però lo sai che i telespettatori da Casa Tua sono interessati ai dettagli. Questo per garantire cosa? È perché quando è buono poi un motivo c'è. Perché alla fine senti i profumi dell'antichità, quindi dati proprio da quello là. Però la cottura fatta a vapore ci implica, ci porta a una cottura già al cuore in modo soddisfacente. Morbido dentro e abbastanza rosolato, accattivante fuori. Assolutamente. C'era anche una cremina d'accompagnamento. Sì, è una cremina direttamente fatta con la sua demi-glace, in più ristretta con vino rosso Cirò. Beh, non poteva assolutamente mancare. Dulcis in fondo, come ce ne andiamo invece sul dessert? Abbiamo fatto una panna cotta utilizzando diciamo una tecnica diversa, non utilizzando delle gelatine, ma una riduzione di panna con un cioccolato caldo e una spuma di panna. Quindi
poi abbiamo finito ancora con un dolce secco tipico della tradizione calabrese, ma peculiare di San Giovanni in Fiore, che è la famosissima pitta impigliata, conosciuta e riconosciuta come una pâte tradizionale da tutto il mondo, dagli intenditori di gastronomia, è stata servita con una serie poi di liquori distillati sempre caratteristici. Ma vogliamo dirlo veramente, finalmente, di cosa si compone questa pitta impigliata? Gli ingredienti. Gli ingredienti segreti, dai, quelli che emergono, quelli che al palato proprio sono una percezione immediata per i più. Vabbè, ci sono le noci, l'uva passa, queste sono quelle che la percezione sicuramente ci va. Poi la pitta impigliata è un discorso che ha a sé, ogni massaia, ogni chef, qualunque persona che la fa. Almeno la il persona... liquore, almeno il liquore. Il liquore è un miscuglio, si chiama cocktail del liquore dedicato proprio alla pitta impigliata, quindi ognuno lo fa per sé. Assolutamente, io lo inviterò a casa tua presto, così la farà anche lui per voi. Ecco qua, alla fine riusciamo sempre a uscirne con una promessa. Promessa debito. Assolutamente, quindi, assolutamente. Caro Gustavo, ti inviterò pure da me per fare la pitta impigliata. Quindi. Assolutamente, ma lo incastagneremo nello studio di a casa tua, ecco, giusto per rimanere in tema. Allora Gustavo, ti aspetto a casa tua, buon lavoro, buon proseguo del tuo lavoro veramente molto professionale, complimenti anche allo staff, complimenti al tuo locale che è stato ristrutturato e che è veramente molto molto bello, accogliente, che si presta anche a quali eventi? Si presta a tutti gli eventi, ricevimenti in genere, matrimoni e così via. Un saluto, più che saluto, un ringraziamento anche ai ragazzi della scuola alberghiera di San Giovanni in Fiore, che è doveroso farlo, insieme a docente, accompagnatore che l'ha portati qua, in quanto hanno dato veramente animo e corpo in questa manifestazione, perché oggi è anche merito loro, quindi non solo mio, non solo del mio staff, ma anche merito loro. Beh, assolutamente, allora beccati questo bel saluto e questo ringraziamento anche da parte loro. Grazie Gustavo, ti aspetto, a presto. Grazie a voi. E sì che Gustavo allora vi aspetta al San Bernardo, aspetta anche me, ma Gustavo aspetto anche io te, caro chef, quindi la cucina di a casa tua vuole vedere le tue belle doti gastronomiche. Beh, andiamo avanti, io intanto ho aggiunto i miei carciofini, ho fatto trifolare Benvenino, adesso è l'ora, siamo arrivati al punto, di riaggiungere i nostri bocconcini misti, maiale, e manzo o comunque vitello, ma qualora vi dovesse piacere di più altra carne potete farla anche con il coniglio, potete farla anche con il pollo, il tacchino. Ecco, visto che c'è la pancetta ci sembrava il caso appunto utilizzare questo tipo di carne. Lo riserviremo qui, tanto abbiamo detto che porteremo direttamente la nostra pirofilina al centro tavola. I miei sono sempre convivi, no? I dressage singoli li lasciamo ai nostri chef, che sono anche molto 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 bravi. Allora aggiungiamo un po' di brodo vegetale caldo, come vi dicevo, mandiamo avanti ancora leggermente la cottura
E intanto ritorniamo a noi, andiamo, scivoliamo nel mondo delle nostre aziende, delle meraviglie che abbiamo a livello di produzione appunto di prodotti dell'agroalimentare. Potrei partire con il tartufo di Domenico Penna. Lui ci mette il nome e il cognome perché? Perché è sicuro di fare qualità. E il tartufo di Pizzo è riconosciuto benissimo in tutto il mondo. Ma il suo è peculiare, peculiare perché utilizza prodotti di primissima qualità, quindi quando si parla di nocciola si parla di 100% nocciola piemontese, quando si parla di liquirizia si parla della nostra DOP calabrese, ancora delle noci, del fico dottato cosentino. È inutile dirvi, presso il punto vendita in via nazionale a Pizzo potete trovare tutta l'esposizione. Spesso qui ci alterneremo, spero che mi possa venire a trovare presto Domenico Penna per farvi vedere le novità. Prenotate la vostra colomba Pasquale, ripiena come vi pare, del gusto che vi pare, così come avete fatto per il panettone, perché è una cosa meravigliosa, sicuramente un ottimo regalo. E poi oppure prenotate il catering anche per i vostri eventi. Ritorniamo invece sul panorama dei nostri oli. Abbiamo utilizzato una nocellara, un blend che fa parte, appunto un'etichetta che fa parte del trittico dell'oleare a carbone, e andremo invece a caratterizzare poi sul finale con appunto con terra. Questa è un'azienda che crede tantissimo nella qualità del prodotto, appunto dell'olio extravergine d'oliva, che è parte fondamentale della piramide della dieta mediterranea, perché ci fa bene, perché allunga la vita, insomma, ormai sapete tutti questi dettagli. Poi vi ho già detto, siamo qui dentro all'Indar Cucina Industria Arredamenti, per cui cosa dirvi, vi ho già anticipato le offerte che potete trovare negli showroom. Poi ancora andiamo sui vini, quali vini abbineremo, quale vino potremmo abbinare benissimo, ma per non sapere né leggere né scrivere, io un bel mantonico ci abbinerei di Statti. Vi aspetta in via del Progresso oppure statti.com, il sito internet. E poi ancora abbiamo il nostro amato Re Bergamotto. Il Re Bergamotto che è declinato in più di 250, prodotti che potete trovare sul sito internet www.prodottidelsud, prodotti dal gruppo C&M, al quale abbiamo legato per la seconda edizione il concorso Il Re Bergamotto a casa tua. E allora, come potete fare per partecipare? Potete tranquillamente andare su questo sito, farvi ispirare da quale prodotto stuzzica di più la vostra fantasia, anche perché ogni prodotto ha già dei consigli, hanno già inserito dei consigli su ricette e quant'altro, su abbinamenti. E pensate alla ricetta, pensate a realizzarla, quindi ordinate online questi prodotti, acquistateli presso i punti vendita della degusteria di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e dell'aeroporto di Lamezia Terme. E poi scaricate la vostra ricetta con la foto dentro la pagina proprio creata sul sito internet di A Casa Tua, www.acasatua.tv. Come non ricordare poi invece a Salsa da Nunna, famosissimo, il gruppo Muraca Sapori Antichi, che trasforma la passata di pomodoro in assoluto metodo tradizionale, e tutte poi le diverse tipologie anche di pomodoro, quindi pomodoro pelato, i pomodori ciliegini, le conserve, il pomodoro pelato appunto già pronto per utilizzarlo sulla pizza. Poi ricordatevi che Giacomo Muraca ha messo in campo Sapori Antichi, pizza fai da te che avete visto prima, questo kit meraviglioso già pronto all'uso per realizzare ben 4 pizze. A casa vostra comodamente avete proprio di tutto, dall'origano all'olio extravergine d'oliva, alla miscela di farine giuste, al sale, all'acqua, insomma tutto quanto. Intanto il nostro spezzatino sta andando avanti. Presto vi farò vedere un'altra mise en place di Extra di Giordano Rappresentanze, insieme appunto a questo catalogo mi è arrivata un sacco di roba, ecco il catalogo che potete vedere. Insieme al catalogo Extra mi è arrivato pure un bel kit per allestire, per farvi vedere un po' le mise en place che si possono realizzare in modo straordinario, perché Extra è un'azienda italiana di altissima qualità, insieme poi a tutto ciò che occorre per il cake design, quindi per accingervi oppure per trarre ispirazione ad esempio da Marus Cake, che presto vedrete, che avete visto da poco e che ancora vedrete realizzare delle meraviglie per voi. Decora, un'altra azienda made in Italy di altissima qualità, e poi Paper Blanks
che potete trovare nella versione di Agendina in tutte le migliori librerie, e quindi contattate Giordano Rappresentanze, lui e tutto ciò che è festa, articoli per le feste e quant'altro, insomma, vi può dare anche consigli e suggerimenti e soprattutto farvi aprire un punto vendita chiavi in mano. Ci siamo assolutamente pronti per andare a versare il nostro spezzatino ai carciofi, al quale io vi dicevo andrò ad aggiungere dell'ottimo condimento balsamico al bergamotto. Eccoci. Beh, al posto del riso anche delle belle patate al forno ci sarebbero benissimo. Fate voi, poi vi voglio anche stuzzicare un po' la fantasia, quindi... Bien, dicevamo, prendiamo il blend di carbone. Della maggiorana, che ci fa impazzire quando si tratta di verdure, quasi quanto l'origano. E come dicevamo, a piacimento, a noi piace e credo anche a voi, del condimento balsamico al bergamotto generoso. Beh, tante cose buone da mangiare a tutti, e domani chissà quale nuova ricetta, chissà quale altra nuova persona conoscerete, perché a casa tua si sta proprio bene, eh? Ok? A domani allora vi aspetto, tante cose buone da mangiare a tutti!